Ciao ragazzi, vi siete mai chiesti com'è la vita di un chitarrista napoletano? Io faccio questo lavoro, seguo uno dei cantanti napoletani più influenti e ho deciso di farvi scoprire cosa accade durante una giornata tipo attraverso questo video. Vi voglio portare con me. Sono quasi arrivato al luogo dove ci incontriamo con gli altri ragazzi della band. Entriamo nel furgone dove l'autista ci porta insomma in giro a destra e a sinistra per questo tour campano che si divide tra cerimonie, matrimoni, feste private, feste pubbliche. Oggi la giornata è particolarmente calda. Durante il video vi farò fare la conoscenza degli altri ragazzi della band. Oggi si corre. Vi voglio presentare i ragazzi, questo è il resto della band. Vi presento il maestro Nino Danisi. Nino Danella. Nino Danella, pianoforte. E voce. E voi, no, quello che era. Mariano, il fonico. Buongiorno. Poi abbiamo Davide. Il rumorista. Il rumorista, la batteria. Davide, che è successo? Perché sei così? Sono affamato e questa è una cosa grave. E non abbiamo il cibo. Il più serio del gruppo, il maestro Enzo Cattini. Senza offesa. E poi qua abbiamo il Gigino. No. Detto Toretto. Toretto. Gigino Toretto. Va bene. Qua dietro abbiamo invece Peppe. Ciao amore, buongiorno. Francesco. I racchettoni? Che sono i racchettoni? Questa è una chitarra. Ok, ti credo. Mariano, dove siamo diretti, Mariano? Fisciano. Fisciano? Provincia di Salerno. Voglio far dire due cosine dal maestro Gaetano Danisi. Ma noi nel frattempo ancora abbiamo avuto modo di incontrare il nostro manager oggi, giusto? Assolutamente no. Bene, bene. Lo incontreremo poi dopo e faremo vedere alle persone che ci seguono con tanta, come dire, classe. Va bene così? Signor, con tanta bellezza. Signor batterista invece è sempre affamato. Ho fame. Capì? Camanga vediamo ciò, Davide, sono cassinieri, sono andiamo via. Ragazzi, primo impegno. Abbiamo finito la prima data. Il signor Danisi che sta facendo? Come musicista chi è che però come scaricando una grande mattina. Non ti permettere di mettere questa cosa sul video. Wow, si corre, si corre. Questo è il nostro manager. Antonio. Maestro Danisi, allora la prima battaglia è terminata ed è stata vinta. Va bene, sì. Adesso dove dovranno far fuoco e tener fronte i nostri cannoni? Siamo diretti verso il litorale Domizio. Ah, quindi The Hat Village, località? Sì, giusto. Si monta. Carpinone, finita anche la seconda. Beh, maestro Danisi ci vuole dire qualcosa di sicuro perché stiamo per affrontare la terza. Io volevo dire un attimo una cosa su questa seconda. Che abbiamo sbagliato perché le indicazioni del nostro manager sono sbagliate. The Patriot Lake. Il patriarca del Patriot. Davide? Patriot Lake! Perdonami tu. Ho fame. Ok. Ragazzi, qua si corre maledettamente. Vai. Nessuno mai può capire da me si dà una scena fuori di stato. Adesso le mie
mete diventano sconosciute. Adesso alle 18.42 noi non sappiamo ancora dove siamo diretti. Ho fame. Ok, ok. Allora, noi alle 18.44 abbiamo scoperto che suoneremo al Red Bridge. Red Bridge. Red Bridge, okay. Perché è plurale. Red Bridges. E i ponti. Andiamoci, andiamo. Un ristorante, dove si chiama? Franco? Stai scaricando? Non riesco a fare niente se mi guardi dall'occhio. Questa è la quarta? Ho fame. I visi spatti di chi ha lavorato e non ha mangiato. Davide, una cosa importante che per molta che la vita la vuole dire, per favore. Ho fame. Whiteingville. Ho melito. Whiteingville, come si dice? Mariano. Ora dimmi. Sono praticamente le 20:30 circa. Sì, 35. Dove stiamo andando? Ci rechiamo a Miano. Mariano, allora abbiamo cambiato itinerario. Andiamo prima a Giugliano in Campania e poi ritorniamo qui a Secondigliano. Il nostro lavoro è anche questo. Attendere. Siamo alla fine. Siamo quasi alla fine. Davide, ho fame. Ragazzi, siamo agli sgoccioli, maestro. Siamo agli sgoccioli. Come dici? Ultima, non molliamo. Davide, siamo all'ultima. Ho fame. Sì. Il nostro Michele Noto. Ragazzi, qui abbiamo terminato una notte lunga. Che ore sono? La mezza. E tu che mi sai dire la mezza? Ho fame. Ragazzi, è terminata questa avventura. Il signor Luigi ci sta accompagnando a casa. Mariano, ore 00:55. Adesso viene la data più bella. Adesso dobbiamo rilassarci. Ora viene la data più bella. Esatto. Angioletto dei panini. Panimurra forte. Allora, ragazzi, si è conclusa questa giornata lavorativa. Adesso ci stiamo rilassando, rigenerando. E dove? Ah no. Okay. Sono veramente 1:13. 1:13, vabbè, 1:13. C'è il fuso orario, sei ad Istanbul. Ragazzi, sono le 2:50, finalmente sto tornando a casa. Vi ho portato in giro con me, spero che ho condiviso insomma una bella esperienza con voi. Questa è solo una delle giornate tipo che può capitare facendo questo lavoro qui a Napoli, facendo insomma il musicista a Napoli. Finalmente vado a dormire, buonanotte.